Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly, sono ancora in casa e continuiamo lungo l'argomento 4. Nello scorso episodio vi ho parlato di 4 video YouTube internazionali che sono andati virali. Oggi vorrei continuare il discorso parlandovi di 4 video YouTube italiani che per qualche motivo sono diventati virali, ma non solo perché sono diventati virali, ma anche perché hanno segnato un cambiamento o un punto molto particolare nella storia di YouTube Italia. Cominciamo quindi questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, edizione In the House. Video che vi segnalo è di un autore molto bravo e che è riuscito a sfondare su YouTube con un progetto leggermente diverso da quello da cui era partito. È sempre un progetto di animazione, quello da cui era partito appunto era un progetto di animazione. Sto parlando di Andrea Lorenzon, la mente che c'è alle spalle del progetto Cartoni Morti. Prima di Cartoni Morti, sul suo canale YouTube faceva dei progetti di animazione come Lenzuoli, ma Andrea non è diventato famoso con il progetto Lenzuoli, soprattutto è diventato famoso con un brano musicale che ai suoi tempi divenne virale, un po' come se fosse l'inno scherzoso di YouTube Italia. Naturalmente sto parlando di Pietra Ollare, video che se non conoscete o non avete già visto vi consiglio di andare a vedere, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Scoprirete la particolarissima simpatia e il sarcasmo di Andrea, che in fondo va avanti anche sia nel progetto Lenzuoli che poi è arrivato anche nel progetto Cartoni Morti, anche se sul canale personale Andrea Lorenzon adesso sta pubblicando soprattutto dei vlog in cui c'è ancora il suo particolarissimo sarcasmo, che è ben dosato ed è molto simpatico. Ma soprattutto questo video è stato un momento molto divertente, secondo me, di YouTube Italia, e quindi volevo condividerlo con voi. E parlando di momenti importanti, vorrei parlarvi di un momento che è stato molto importante per la storia italiana in generale. Vorrei un attimo parlare del terremoto in Abruzzo e di un video che in qualche modo è diventato virale. In realtà quella che è diventata virale è stata la canzone alla base di questo video. Domani, 21 aprile 2009, Artisti Uniti per l'Abruzzo. Prima di continuare vi segnalo questo video, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto, andate e dategli un'occhiata. Il brano nacque da un'idea di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, che si sentì telefonicamente con una serie di amici, artisti e cantanti. Stiamo parlando del 2009, quando non c'era una grandissima attività social, quindi principalmente le cose le si facevano telefonicamente. È una cover in cui poi il testo è stato cambiato per adattarlo a raccontare anche quello che è stato il terremoto in Abruzzo, ed è stato un progetto molto molto interessante, nato con l'idea di raccogliere fondi in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto. Però questo video divenne virale, si diffuse molto sulla piattaforma di YouTube Italia, così come si diffuse molto la canzone Domani su YouTube Italia, anche per via delle controversie che sono state legate a questa canzone, a questo video, per il fatto che la canzone, il brano, era disponibile per il download digitale a un costo simbolico, credo 1 o 2 euro, che sarebbero stati interamente donati per sostenere la causa a favore dei terremotati. Eppure questa canzone, da una parte, finì molto velocemente sulle piattaforme peer-to-peer, quindi venne piratata molto velocemente, dall'altra, proprio su YouTube Italia, in occasione del terremoto, moltissimi collage fotografici furono pubblicati come video su YouTube, con fotografie da momenti del terremoto e questa canzone di sottofondo. Quindi forse è stato effettivamente un momento particolarmente controverso di YouTube Italia, per cui diciamo che a distanza di tempo volevo ridare un po' il giusto onore al progetto, che è stato molto importante. Parlando di passato, sulla piattaforma di YouTube Italia, volevo presentarvi un contenuto che ha fatto parte della storia di YouTube Italia, anche se non è stato effettivamente virale, è uno dei video più divertenti nell'argomento. Sto parlando del canale di Yotobi, del periodo in cui il buon Karim faceva ancora le recensioni dei film brutti.
tutti. E in questo caso, di una delle recensioni che mi è rimasta più a lungo nel cuore, sicuramente molto divertente anche per il film che c'è alla base, ma anche per l'idea che aveva espresso Karim nello stesso video. Un giorno potersi vedere tutti assieme in un immenso drive-in, fare un mega raduno, tutti assieme con patatine e popcorn, guardando questo film. Ovviamente sto parlando della recensione di Birdemic, che vi lascio linkata sul doobly-doo e sulla scheda se non avete già visto, quindi andate e guardatela. Se non conoscete il film Birdemic, prima di andare a guardare questa recensione vi do due consigli. Il primo è di procurarvi un bicchiere d'acqua, e il secondo, in questo caso, è di guardare questa recensione tenendosi a una certa distanza dallo schermo del computer per evitare un incidente tra questo bicchiere d'acqua e lo schermo del computer. Ma non vi dico altro, andate, date un'occhiata alla recensione. Naturalmente Yotobi ha cambiato completamente il suo modo di fare video, quindi ha realizzato ormai delle cose totalmente differenti, è finita, per così dire, l'epoca delle recensioni di Yotobi. Però secondo me questo è stato un video molto interessante, molto divertente, non solo per il film che c'è alle spalle, ma anche perché ci mostra quella che era la capacità di Yotobi di rendere interessante e divertente anche un film tendenzialmente particolarmente noioso. Concludiamo con un video del 2014 che ha evidenziato su YouTube Italia quello che io ho soprannominato il fenomeno del bubblegum content, il contenuto mastica e sputa. Nello specifico, che ha segnato l'apertura di un grossissimo filone ancora molto attivo su YouTube in generale, ma su YouTube Italia anche e soprattutto, che è un filone che può funzionare tantissimo, per carità, non dico di no. Il buon Massimiliano è un grandissimo sperimentatore e apprezzo la sua capacità di sapersi mettere in gioco, anche giocando con i suoi stessi video, cambiando i titoli e i tag per riportare i video in auge anche a distanza di tempo, ma anche perché quello è stato il momento in cui io avevo cominciato ad allontanarmi da YouTube Italia, vedendo che sempre più gente puntava in quella direzione, e poi, come me, molti altri creator hanno pensato che bisognasse cercare di strappare una piccola, importante nicchia nell'ambito culturale, nell'ambito della diffusione della cultura su YouTube Italia. Sto parlando della challenge Coca-Cola, Mentos e Nutella di 1000 accendini. Di continuare, vi lascio quel video linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Se non l'avete visto, andate, dategli un'occhiata, è abbastanza breve. Era diventato virale, diremmo adesso che è un video che è stato nella top delle tendenze per moltissimo tempo su YouTube Italia, e ha segnato, appunto, una svolta per quanto concerne la piattaforma di YouTube Italia. Sino alla challenge di Massimiliano, le cose su YouTube Italia cercavano di seguire dei percorsi molto disparati. C'era chi cercava di portare format americani in Italia, c'era chi cercava di inventarsi dei format. Da quel momento in poi tantissimi hanno capito che una delle cose che funzionava su YouTube Italia era quello di portare dei contenuti frivoli. Per me è stato un punto di separazione, perché è stato il momento in cui ho smesso di seguire il canale di 1000 accendini. Ora, io ho cominciato a seguire 1000 accendini nel più lontanissimo passato, è stato uno dei primi youtuber italiani che seguivo. Lo seguivo perché sul suo canale, lui che aveva un negozio di articoli per prestigiatori, sul suo canale presentava i propri articoli o presentava dei giochi di prestigio, le scommesse da bar e cose di questo genere. Mi piaceva molto, era molto di intrattenimento, era molto simpatico, mi dilettavo un po' di giochi di prestigio, di escapologie, di cose di questo genere, quindi trovavo i suoi contenuti molto simpatici e divertenti. Però nel corso del tempo poi Massimiliano ha cominciato a sperimentare tantissimo su YouTube, e quindi ho cominciato a seguire sempre di meno i suoi video, e con questa challenge siamo arrivati al momento in cui ho detto «Ok, è una persona che stimo tantissimo, ma i suoi contenuti non mi interessano più» e ho cancellato l'iscrizione al canale di 1000 accendini. Sicuramente una persona simpaticissima, niente di male, niente di particolare, i suoi contenuti non mi intrattengono più, tutto qui. Però, appunto, a distanza di 6 anni da questo video, riconosco che il suo video, che non mi era piaciuto fondamentalmente, che mi era sembrato la
l'apoteosi del ridicolo, a distanza di 6 anni riconosco che ha segnato, è stato un po' l'apoteosi del ridicolo, ma ha segnato un momento molto importante per YouTube Italia. Le cose su YouTube Italia le posso considerare prima del video di Massimo e dopo il video di Massimo, perché tantissime cose sono cambiate, soprattutto dopo quel suo video, quindi comunque è stato un momento importante di passaggio. Ecco quindi la mia domanda, voi che cosa ne pensate? Voi conoscevate questi 4 video, oppure conoscevate altri video, magari di Andrea Lorenzon, conoscevate il progetto Lenzuoli, non sapevate che c'era il video di Domani su YouTube, ma avete visto alcuni di questi collage di fotografie con Domani, Artisti Uniti per l'Abruzzo come canzone di sottofondo, conoscevate le recensioni dei film di Yotobi, magari quella di Birdemic l'avete vista, non ve la ricordavate, oppure vi eravate persi quella di Birdemic, avete visto alcuni dei tanti video divenuti virali nel corso del tempo con Coca-Cola e Mentos, conoscevate il video di Mille Accendini, seguivate Mille Accendini, conoscevate il suo canale. Ci sono altri video di canali YouTube italiani che secondo voi, al di là dell'essere diventati virali perché hanno regalato quei 5 minuti di notorietà al creator, hanno segnato un punto di svolta in qualche momento importante di YouTube Italia? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DirivioTR. Bene, anche oggi siamo giunti in fondo a questo episodio. Come sempre spero di essere riuscito a farvi conoscere dei canali YouTube particolari, dei creator quantomeno simpatici in quello che hanno realizzato nel passato o in quello che realizzano anche al giorno d'oggi. Se ci sono riuscito, se sono riuscito a stuzzicare la vostra curiosità, a farvi vedere dei video particolari che magari ai loro tempi appunto erano diventati virali ma voi non l'avete conosciuto, allora come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Iscrivetevi al mio canale YouTube per assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Seguite il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video o vado in live sulle app social, o conoscere piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmelo sapere in un commento qua sotto. Bene ragazzi, io sono Grizzly, in compagnia della mia collezione di orsetti di peluche, infatti tutti assieme vi diciamo restate a casa! Come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!